Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePad17 e oggi siamo tornati su Hyrule Warriors, l'era della calamità. Bentornati ragazzi su questo titolo, nello scorso episodio abbiamo salvato Rovely alla fortezza di Akkala. Abbiamo sconfitto le truppe nemiche che tentavano di entrare nella fortezza e oggi dobbiamo proseguire la nostra avventura su questo titolo, completando anche la missione, la battaglia di Finterra. Come sempre, prima di iniziare, vi ricordo di dare un'occhiata alla descrizione di questo video perché potete trovare tanti link utili, tra cui un link per acquistare eventualmente questo videogame a prezzo scontato. Mi raccomando, date un'occhiata alla descrizione di questo video. Ok ragazzi, rieccoci qua. Mamma mia, quanti guardiani. È un vero e proprio incubo. E noi porremo fine a questo incubo. È questa la nostra missione. Però non avete visto quanti sono? Ah, nessun problema. È tutto merito tuo che sei venuta ad aiutarmi. Se sono ancora viva e posso guidare Naboris, siamo una coppia formidabile. Sì, avete ragione. Così mi piace. Bene, si comincia. Dammi la mano e tieniti stretta. Sì. È giunto il momento di far esplodere qualche guardiano. Ok, battaglia di Finterra. Usiamo subito questa mossa per muoverci subito molto velocemente sul campo di battaglia. Poi facciamo subito fuori un bel po' di nemici. Guarda lì in mezzo, che bello. Bel fulmine e li spaziamo via tutti. Sconfiggi ogni guardiano. Dobbiamo farli esplodere, eh? Dobbiamo farli esplodere. Ce n'è ancora un altro qua per terra. Mi aspettavo ce ne fossero molti di più. Ok, due colpi e li mandiamo giù. Allora, adesso come procediamo? Perché non vedo altri guardiani in giro. Ah, attenzione, stanno arrivando da quella parte. Eccoli. Anche quelli volanti serve un doppio colpo per abbatterli, eh. Vabbè, li attacchiamo con una bella carica. Mossa speciale. Far fuori tutti i nemici. Mamma mia, che bombe. Doppio colpo. Qui sotto ce ne sono altri. Abbiamo distrutto l'ennesimo guardiano. Dove sono gli altri? A parte che qui i Boblin hanno invaso questo villaggio. Provano ad attaccarmi dall'alto. Sconfiggi molti nemici. Dobbiamo sconfiggerne 30.000 in 5 minuti. Siamo già a 10.000. Vabbè, con Vanaboris in poco tempo riusciremo a farli fuori tutti, eh. Ok ragazzi, ci siamo quasi. Abbiamo fatto fuori
quasi 30.000 nemici come ci chiedeva la missione. A posto. Molto molto facile. Abbiamo liberato ciò che resta, diciamo, del villaggio di Finterra, perché oramai è stato quasi tutto distrutto. Allora, probabilmente adesso dovremo scendere a terra e combattere i guardiani con la spada. Che succede? Occhio. Uia. Caspita, da una parte ci attaccano questi, dall'altra ci attaccano gli altri. Grande Urbosa, ormai siamo qui. Facciamogli vedere cosa sappiamo fare. Sei proprio una Vaigerudo. Mi piaci così risoluta. Occhio. Che succede? Ah, Vamedo. Meno male che arriva qualcuno a darci una mano, anche perché se no Varuta. Oh, e arriva anche il colosso sacro guidato da Daruk. I quattro colossi sacri che combattono tutti insieme. Ci ha fatto aspettare, vero? Urbosa e Riju assumono il controllo di Vanna Boris per cercare di bloccare il flusso continuo di guardiani che attaccano dal castello di Hyrule. Nel frattempo, il gruppo di Link è arrivato alla muraglia di Finterra e, sfruttando l'occasione creata da Urbosa, attacca il nemico che circonda la muraglia. Allora, siamo tornati con Link. Ma quello? No. Ma posso colpirlo? Ma che... Vabbè, è apparso un nemico un po' particolare. Diamo una mano a Impa e Zelda. Dobbiamo soccorrere i capitani Ilia. Guarda come mi attaccano. Allora, Grublin d'argento. Dobbiamo farlo fuori e salvare il capitano Ilia. Guardate, utilizziamo le bombe. Occhio, Adesso mi chiede di utilizzare la stasi. Ok, possiamo farlo fuori. Perfetto, primo capitano Ilia salvato. Adesso possiamo dirigerci dal secondo, Ecco qua il secondo, lo vedo in mezzo al casino, allora usiamo subito l'attacco speciale. No, non ti preoccupare. Non morirete tutti. Diamo un po' di grazia. Occhio. Aia. Occhio. Diamogli il colpo di grazia. E anche il secondo capitano è salvo. Andiamo dal terzo. E
sicuramente sarà qua in zona. Guardate che roba, il villaggio di Finterra praticamente non esiste più. Questi qui sì che sono fastidiosi di nemici. Là c'è pure un guardiano, ma non devo andare là. Direi prima di andare dove dobbiamo andare e poi di occuparci del resto. Ah, qui c'è un Lynel. Non ho bacchette, non ho niente di niente da usare. No. Non sarà facile sconfiggerlo. Più che altro senza le bacchette la vedo veramente dura. I Lynel sono sempre molto forti. Volevo caricare l'arma speciale. Aspetta. Mi sono alzato in volo, fantastico. Colpitelo in fronte con delle frecce, eh. Quando ne avete la possibilità, colpitelo in fronte con delle frecce. No, non ci provare. Occhio. 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 Bloccati. Non dico che l'abbiamo quasi eliminato, però non manca più molto. Ce l'abbiamo fatta. E anche l'ultimo capitano è salvo. Occhio ai guardiani, però, che vogliono fare il bello e il cattivo tempo. Ok ragazzi, sono tornato da Zelda. Che vabbè, c'è troppa gente qua. Te credo che sono in difficoltà. Cioè, guardate che roba. Fermo, guardiano. Fermo, guardiano. Se Link non ci raggiunge, la vedo veramente grigia. Adesso non è che non ho fiducia nelle nostre capacità, però. Ci sono i guardiani che veramente ci stanno facendo malissimo. Vediamo se posso fare un po' di casino. Due li ho fatti fuori, me ne manca soltanto uno. Che però è quello volante. Link è tornato, e comunque. Aspettate un attimo. Visto che è apparso quel simbolo lì. Ok, diamogli il colpo di grazia. Ottimo lavoro. Ok, i nostri eroi stanno cercando di resistere. Guardalo. Purtroppo anche il vostro destino si conclude qui. Cos'è? Ma quelli... No, dai, ti prego. Di nuovo loro. No, di nuovo loro, no, vi prego. Li ho già sconfitti una volta. Ma Link non può affrontarli tutti e quattro contemporaneamente. Andate. Principessa,
Da questa parte. Ma... Ci proverò, principessa. Comunque nel mentre gli sta tenendo testa, eh. Adesso però è un po' circondato. Non posso. Vostra Altezza. Non vuole perderlo come... Non vuole che faccia la stessa fine di suo padre. Attenzione. Che succede? Che potenza! Si è risvegliato il potere di Zelda. Oh, adesso sì che si ragiona. Cioè, facciamo fuori queste ire di Ganon che sinceramente hanno stufato. Allora, una è andata, adesso facciamo fuori l'altra. Arrivederci, era dell'acqua. Poi. Link ha mezza salute a disposizione. Zelda è diventata potentissima comunque. Nuovi guardiani all'orizzonte. Questi hanno tre poteri diversi. Uno è un guardiano del fuoco, l'altro è un guardiano dell'acqua. Allora, vediamo cosa dobbiamo fare. Mi sa, infatti, come immaginavo, bisogna riconquistare questi avamposti. Quindi direi di dirigerci direttamente lì. Zelda è diventata devastante comunque. Facciamo una bella cosa, usiamo l'attacco speciale per conquistare velocemente questo avamposto. Non gli ho praticamente fatto niente a sto guardiano, fantastico. Vabbè, cerchiamo di rompergli la difesa il più velocemente possibile. Occhio, occhio, occhio. Usiamo la bacchetta dell'elettricità. Così. Liberiamo la strada. Occhio. Eccolo lì. Vai Zelda. Cioè, diamogli il colpo di grazia. E vai, questo avamposto è nostro. Allora, non abbiamo dispositivi di ricambio, quindi trattateli bene. Bisogna installare questi dispositivi. Non so a cosa possono servire. Ce la posso fare. Però facciamo che... installarli. Allora, mandiamo Zelda adesso verso questo avamposto. Impa verso quest'altro. E Link verso... Ah no, è già là. Perfetto, Impa! È già arrivato. Sì, principessa. Link! Ok, bisogna far fuori quello. Usa l'attacco speciale. Tanto adesso non si può più muovere praticamente. Ok. E anche quel guardiano è andato.
Quindi secondo dispositivo installato. Impa è quasi arrivata a destinazione. Di qua. Numerosi guardiani in arrivo dal Monte Gemelli. Impa! Sì, principessa! Ok. Lei è già arrivata a destinazione. Abbiamo anche due attacchi speciali. Occhio. È il momento della verità. Occhio. Vabbè, facciamo che utilizzare il primo. Sono pronta. E facciamo che usare anche il secondo. Sono pronta. È la vostra fine. Facciamo fuori velocemente questo guardiano che non può più muoversi perché ha perso tutte le zampe. Bye bye guardiano del ghiaccio. È stato uno scontro memorabile. Facciamo ancora fuori questi nemici. Ok. Ah, c'è ancora lui. Vabbè, ma lo facciamo fuori in 448, guardate. Dai, fermo. Fermo. Ok. Accampamento nostro. Zelda nel frattempo è arrivata a destinazione, quindi torniamo da lei. Occhio Zelda. Perché è vero che sei migliorata molto, però così. Facciamo così in modo da evitare il raggio. Aia. Voglio dare il colpo di grazia a questo guardiano. Morto. Occhio. Attacco speciale. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo conquistato tutti gli avamposti subendo un po' di danni. Però vabbè, ci può stare. Ok, dobbiamo ancora completare qualcosa però, mi sa, eh. Pruna va verso il centro di ricerca sperimentale. Dobbiamo scortare Pruna. Allora, Link, ho bisogno che tu dia una mano a Pruna, che si trova praticamente qua. Mandiamo anche Impa. Impa! Sì, principessa! Link! Oh, Link stava affrontando un guardiano, così. Dobbiamo andare da Pruna. Ok ragazzi, Pruna sta procedendo molto velocemente sul campo di battaglia. Vai Pruna, ti stiamo seguendo. È quasi arrivata a destinazione. Qui nel frattempo è apparsa l'ira del vento di Ganon. Stai fermo. No, ha evitato. Accidenti, ha evitato il mio attacco. Vabbè, questo però non lo eviterà di sicuro. Allora, Pruna è arrivata a destinazione. Occhio. Accidenti. Non riesco mai a bloccarlo, eh. Non riesco mai a bloccarlo. Lascia fare a me, Link. Impa! Una bomba radiocomandata. Lasciatemi stare!
Una schivata perfetta. Ok ragazzi, ho chiesto a Prune di dare una mano a Link perché lo vedevo in difficoltà. È la vostra fine. Ehi! Occhio. Occhio. Spostiamoci. Mamma mia. Dai, che oramai non ha praticamente più vita. Facciamo così. E diamogli il colpo di grazia. Ok, anche l'ira del vento è stata eliminata. Prune è arrivata a destinazione e... però non è ancora finita. Sono carica come una molla. Su, in guardia. Sono pronta. Allora, vediamo se l'idea di Pruna funziona. Sembrerebbe di sì. Vediamo cosa succede. Ah, guardate, sta mandando in cortocircuito tutti i guardiani. Stasis, fermi tutti. Voglio far fuori ancora questo grubling d'argento. Ok, l'abbiamo eliminato. E dobbiamo fermare tutti i guardiani, probabilmente. Link! Link che ha ancora mezza vita, praticamente. Guardiano del rancore. Bisogna eliminarlo, Sì, comunque, se usavamo il colosso sacro era meglio, Adesso non vorrei dire, però... Allora, il guardiano del rancore si trova lì. Però dobbiamo fare un giro incredibile. Spara. Sono riuscito a parare il colpo. Riuscissi a... Eccolo. Proprio quello che volevo. L'attacco speciale. Ok, gli ho tagliato... Non gli ho tagliato praticamente niente, perché speravo di rompergli almeno una delle zampe. Attacco al punto debole. Occhio, occhio, blocchiamolo. Guarda i soldati come cercano di darmi una mano. Ok, diamogli il colpo di grazia. Ottimo lavoro. No. E forse ce l'abbiamo fatta. Abbiamo completato anche questa missione, forse, Lunghetta e tosta l'ho trovata. Lunghetta e tosta. Allora, la battaglia è terminata. Speriamo di sì. Siamo riusciti a mantenere il controllo della muraglia di Finterra. Soldati, ascoltate. Ho qualcosa da dirvi. Adesso che la calamità Ganon è tornata, ci troviamo di fronte a un tremendo pericolo che non abbiamo mai affrontato. Tuttavia, non ci piegheremo. Non dobbiamo disperarci. Combattiamo uniti!
il regno di Hyrule, ai campioni, i colossi sacri e il cavaliere che esorcizza il male. E poi a voi, tutti voi, valorosi soldati. Vi prego, continuate a fidarvi di me, perché vi prometto che riuscirò a sigillare la calamità una volta per tutte con questo potere! Coraggio! Guardate comincia che luce! Qui, alla muraglia di Finterra! La battaglia per salvare il nostro regno e il popolo di Hyrule! Li ha caricati. Grandissimo discorso di Zelda, li ha caricati. E dunque, di cosa mi volevi parlare? Occhio. Come immaginavo. Chi sei? Che succede? Perché Koga si è inchinato davanti alla principessa? Allora, siamo tornati sulla torre, non ho capito cosa caspita è successo alla fine. Però probabilmente, eccolo qua, il maestro Koga, capo della banda degli Yiga, lascia il combattimento ai suoi sottoposti e trascorre gran parte del tempo dormendo, ma nonostante ciò è molto rispettato dai membri del clan, collabora con l'esercito di Hyrule per vendicare i suoi compagni. Ah, è vero, è vero. Mi sa che Supa ha fatto una brutta fine, mi sa. Ale, un'altra marea di missioni secondarie. Non finiscono più, ragazzi. Non finiscono più. È una roba impressionante. Adesso poi che abbiamo sbloccato anche Koga. Ok. Allora, altopiano delle origini. Difesa, quindi nel prossimo episodio dovremo affrontare questa missione. Fa sempre parte del capitolo 7? Sì, perché abbiamo completato il capitolo 6, fantastico. Nel mentre che completo qualche obiettivo secondario, ragazzi, direi che possiamo terminare questo nuovo episodio di Hyrule Warriors qua. Gran bel episodio. Come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su Hyrule Warriors, l'era della calamità. Alla prossima, ragazzi! Ce l'ho fatta.